Alla commemorazione tenuta nel Giardino della Memoria davanti alla stele dedicata a Barbara Rizzo e ai gemellini Giuseppe e Salvatore Asta ha partecipato anche il giudice Carlo Palermo, scampato miracolosamente all'attentato di mafia del 2 aprile del 1985. Ed intervenendo stamattina non ha nascosto l'emozione, soffermandosi sull'esigenza di andare oltre il momento della memoria per cercare la verità. Presenti all'iniziativa i sindaci di Trapani, Erice Valderice, Giacomo Tranchida, Daniela Toscano e Francesco Stabile, oltre che i rappresentanti delle forze dell'ordine. Nel corso degli interventi è intervenuta telefonicamente anche Margherita Asta, che ha ringraziato tutti i presenti per essersi dati appuntamento a Pizzolungo, nonostante il difficile periodo della pandemia. La manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Erice e da Libera si è dovuta tenere all'insegna del rispetto delle disposizioni anti-Covid, quindi con un numero limitato di persone e senza la partecipazione delle scolaresche. Dispiace che quest'anno e lo scorso anno pure non abbiamo potuto coinvolgere le scuole perché i nostri protagonisti sono e devono essere i ragazzi, e che non è una frase fatta o retorica, ma sono davvero il nostro futuro. Ed è attraverso queste azioni, questa cultura della legalità nelle nostre scuole, attraverso le bravissime insegnanti e dirigenti che abbiamo, che possiamo instillare appunto il seme della cultura della legalità. Quest'anno purtroppo non è potuto accadere, speriamo che con il prossimo anno possiamo riprendere tutte quelle iniziative e quelle attività che vedevano protagonisti i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Pur non di meno, nel pomeriggio avremo una rappresentazione teatrale alle 16, sono i ragazzi del penale, i minorenni, coordinati dal dottore Salvatore Inguì, che non soltanto è presidente provinciale, rappresentante provinciale di Libera, ma anche segue questi ragazzi come assistente sociale, quindi in questo caso metteranno in atto una rappresentazione teatrale, Non ti scordar di me, seguiti, diciamo, dal maestro Puparo Sicilia.